Buongiorno, siamo a presentare gli ultimi due acquisti del Calcio Padova. Alla mia sinistra Luca Clemenza e alla mia destra Alessandro Vogliacco, giusto? Sono due ragazzi che, come sapete tutti, avevo inseguito fin dalle prime battute del mercato. Poi Clemenza ha fatto un po' di storie, no scherzo dai. Insomma, erano due profili che avevo messo nel mirino già dall'inizio del mercato, poi uno per una storia, uno per un'altra. Sono stati dei ritardi, però alla fine sono contento di averli presi, perché credo che siano due ragazzi di ottima prospettiva, uno che viene già da un'esperienza comunque in categoria e Alessandro invece è la sua prima esperienza, ma sono due profili che penso che poi faranno parlare di sé in campo. Passiamo la palla a loro. Allora, dai, primo impatto sia Luca che Alessandro, prime sensazioni, insomma, da bianco scudato. Beh, il primo impatto non è stato proprio dei più morbidi, perché sono venuti a Porto Tolli, quindi... No, col mister, la partita... Allora, partendo da lì. No, scherzo, dai. Come primo impatto è veramente positivo, perché appena siamo arrivati qua con Alex siamo stati accolti benissimo da tutta la società e tutti i ragazzi e soprattutto anche il mister. E sembra una vera famiglia qui, mi sono sentito veramente bene dal primo momento e non vedo l'ora di iniziare. Il mister è un gran mister, ci tiene tantissimo a noi, sa che siamo una grande squadra da quello che ho notato in questi primi giorni appunto, e non vedo l'ora di iniziare sinceramente. Anch'io ho avuto subito una buona impressione. Ho avuto l'impressione che il gruppo sia un gruppo sano, con tutti bravi ragazzi, tutti pronti ad aiutarci. Il mister ci ha accolto benissimo, la società. Ho avuto un'ottima impressione, sembra una grande famiglia, ci sta davvero bene. Ecco, le aspettative sul piano personale per te è il secondo campionato di Serie B, per te invece la prima volta, giusto con i grandi, tra virgolette, allora ecco, quali sono un po' le tue aspettative? Ma sicuramente quello di fare bene, soprattutto per la squadra. Fare bene soprattutto per la squadra e poi giocare più partite possibile, mettermi a disposizione della squadra e del mister. E quello che l'obiettivo sicuramente, siamo una squadra neopromossa, è quella di mantenere la categoria e poi il resto, quello che verrà da sé, insomma. Il mio obiettivo personale è quello di levare l'etichetta di giovane e affermarmi e dare garanzie. Poi a livello di squadra sicuramente dovremo puntare a salvarci e fare il meglio possibile. Tu hai fatto arrabbiare Foschi l'ultimo giorno di mercato, cosa ci racconti? No, guarda, io ti dico la verità, sul Palermo avevo sentito voci che mi seguivano, eccetera, però da parte della Juve non c'era mai stata una richiesta, che perché la mia idea fin da subito, che ho parlato anche con Giorgio, ne parlavo anche comunque con la Juventus stessa, era quella di andare a Padova. Poi si è inserito il Palermo, a me fa piacere queste cose, che comunque sia stato voluto da più squadre, ma appunto si erano capiti male secondo me il Juventus e il Palermo, che appunto il Palermo dava per scontato che io fossi già lì, ma non era così, allora c'è stata questa lite. Io poi ho voluto venire a Padova, ho insistito anche con il mio procuratore e per fortuna ho ottenuto quello che volevo, senza la toglia comunque, che non ho voluto far litigare né il Palermo, né la Juve, né il Padova, non ho voluto far litigare nessuno, ma è stata solo una mia volontà questa. Senti Luca, di te è poi inevitabile parlare anche della tournée americana, insomma, perché a livello nazionale si è parlato molto di te, anche per il gran gol che hai fatto con Benfica. Allora, se ci puoi raccontare un po' l'esperienza con la Juve di quelle settimane. Ma io penso che l'esperienza con la Juve, anche a livello di allenamenti e stare con loro, sia una grandissima esperienza e un grandissimo onore da parte mia soprattutto. E poi vabbè, è successo che è arrivato questo gol in questa tournée così importante, poi quest'anno soprattutto in una Juventus così forte. Io sono già contento quando scendo in campo, anche un minuto con loro. Poi il gol è stata una cosa fantastica, un'emozione indescrivibile, ma appunto, come ti ho detto, stare con loro, anche la fortuna di avere di partire con loro in America per una tournée, è bellissimo, perché impari grandissime cose da campioni che
che sono veramente dei campioni incredibili. Sì, poi con la Juve, insomma, è una squadra conosciuta in tutto il mondo, immagina sì. Quell'atmosfera che si respirava attorno, com'era? No, era... Da parte mia è stato indescrivibile, soprattutto dopo la partita col gol ancora non me ne rendevo conto sinceramente di averlo fatto. Poi come ogni giorno comunque indescrivibile appunto con loro, perché è qualcosa di appunto a Juventus a livello top mondiale, e stare con loro è un onore. Quindi tu sai che Allegri in passato è stato qui a Padova, ha giocato, non so se... Ecco, ha giocato per un periodo non tanto, però ha giocato un periodo. Volevo chiederti a proposito del gol col Benfica oppure quel periodo là, il complimento più bello che ti hanno, chi te l'ha fatto? Allora, il complimento più bello, ma ti devo dire la verità, da parte di tutti i giocatori mi hanno fatto i complimenti per il gol. Ovviamente vabbè, su dopo la partita mi ha detto che comunque ha applaudito dopo il gol, ha detto dopo un gesto tecnico del genere non posso fare altro che applaudire perché siamo contenti, ma come del resto tutti quelli anche che sono entrati giovani hanno fatto benissimo e a lui piacciono i giovani che fanno bene, che si applicano, e io sono contento per me stesso ma per tutti gli altri che comunque abbiamo sfruttato una grandissima opportunità. Senti, su Instagram se non sbaglio c'è una tua foto con il CR7? Sì, è vero, non l'ho vista, solo da nessuno. No, beh, CR7, anche questo, l'arrivo di CR7 alla Juve è qualcosa di pazzesco, cioè il giocatore più forte al mondo, vederlo lì è stato fantastico, anche perché è un giocatore che vedevo solo in televisione, un idolo che vedi solo in televisione, che da bambino non ti aspetteresti mai che di incontrarlo, è successo e... ed è perfetto. Ti ha detto qualcosa? Ti ha detto quanto soldi? No, no. Solo la foto, infatti. No? Ho fatto solo la foto, non sono riuscito a dire niente, giuro, ero talmente emozionato. Che sacrificato. Non sono riuscito a dire niente, no. No, vabbè, ho avuto la fortuna di vederlo anche giocare, ci siamo allenati insieme, ci abbiamo giocato contro ed è una macchina perfetta, veramente, sotto tutti gli aspetti, veramente. È il prototipo giocatore perfetto. Senti Alessandro, invece non so, tu giochi difensore centrale, c'è il tuo idolo Chiellini se non sbaglio, sì. Ecco, come mai? Beh, Chiellini immagino perché insomma... Allora, Chiellini è il mio esempio fuori dal campo perché è un martello, è sempre concentrato, è una persona per bene, sempre positivo. In campo per caratteristiche mi piace Bonucci, però fuori dal campo vorrei essere come Chiellini, che è un esempio per tutti, sempre positivo, sempre pronto ad aiutarti, è una gran persona. Senti, per chi non ti conosce, per presentarti ai tifosi del Padova, quali sono un po' le tue caratteristiche principali? Sicuramente giocare la palla da dietro, mi piace vincere i duelli individuali, devo migliorare nei 90 minuti ed essere sempre sul pezzo, sempre concentrato. Però diciamo la mia qualità migliore è il giocare la palla. Ok. Senti, il tuo compagno di reparto, non so, c'è come giocatore esperienza, ci sono Capelli, ci sono Trevor, insomma, giocatori che credo, dai quali tu possa credo anche imparare, certo. No? Ieri abbiamo fatto il primo allenamento, mi hanno impressionato perché tutti quando facevi una bella giocata erano sempre pronti a incoraggiarti. Sono bravi giocatori, bravi ragazzi, avrò tanto da imparare da loro. Mi ha chiesto di Allegri dal canto, vogliamo sapere anche. Di dal canto? Che ha allenato il Padova qualche anno fa. Mi sono trovato molto bene. Lui cura molto la fase difensiva, mi ha dato molto su questo, mi ha insegnato molti trucchi del mestiere sulla fase difensiva. Mi sono trovato molto bene, una brava persona. Un po' di gossip se possibile, visto che sei fidanzato con la figlia di Milano, c'è giusto? Sì. Ecco, com'è avere forse il futuro suocero come un po' di ferri, giocava dietro, poi lui batteva le punizioni, però... Vabbè. Non so, ti dà qualche consiglio anche lui? Sì, molti consigli e... Non è come sembra, lui è una persona buonissima, sempre mi aiuta sempre... è sempre pronto a darmi consigli... No, ci troviamo molto bene. È un po' adottato tra le due, sì. Quindi cerca di... Sì, è sempre pronto a darmi consigli. Perché... Qual è magari il consiglio più... Non so, ti dice fare le cose... Allora, a dire la verità, lui mi ha consigliato... Quando ha detto, mister, conosci Bisoli? Ha detto, vai da Bisoli che... Secondo me è l'allenatore giusto per te.
questo secondo me è il consiglio più importante di quest'estate. Lo chiami mister? Lo chiami? Sì, lo chiamo mister. Non si misa. No, no, mister. Strano, ma non mister, so perché mi viene da chiamarlo mister. Mister, posso uscire con tuo figlio? No, non gliel'ho chiesto, ma sembra sia d'accordo.